buongiorno, saluto a tutti i tifosi del Varese Noi. Siamo qua in questo momento, è un periodo molto impegnativo per me, ma penso anche per la società, per il direttore, che si sta un po' programmando la stagione prossima. È chiaro che dipende molto da quello che sarà il budget della società che metterà a disposizione, cioè, quindi in base a questo. Dopo si progetterà un po' tutta la stagione, anche tutte le strategie di mercato. Si sta lavorando molto. Penso che dobbiamo essere bravi a portarci queste 2 anni di esperienze dietro di noi, ma avere anche soprattutto la capacità di resettare tutto e ripartire da zero. Per creare semplicemente un nuovo capitolo di una storia. Avremo sicuramente molto bisogno dei nostri tifosi che sono stati splendidi, molto importanti per noi, perché penso che questa cavalcata l'abbiamo fatta come non mai insieme. C'era questa complicità che sicuramente ci ha dato tanta energia e abbiamo vissuto veramente delle giornate, delle serate storiche indimenticabili. Penso che avremo bisogno di questo supporto anche l'anno prossimo, perché anche l'anno prossimo sarà molto dura, ci saranno momenti difficili, ci saranno anche delle sconfitte sicuramente, quindi noi dovremo essere un po' bravi a non paragonare l'anno che abbiamo vissuto con quello che vivremo l'anno prossimo, quindi semplicemente essere bravi a portare avanti un certo tipo di identità e essere orgogliosi di quello che è la nostra propria patria. Mister, le chiediamo un'ultima cosa: cos'è per lei rimanere alla propria, quindi portare avanti questo lavoro e rimanere a Busto, con cui si è trovato così legato, no? In affinità, come diceva? Ma per me vuol dire tanto, perché soprattutto la possibilità di lavorare in determinata maniera, in un contesto organizzato con le persone che rispetto, che stimo, con un gruppo di lavoro e dei ragazzi che hanno dei valori, e con una città, con dei tifosi che rappresentano un po' quello che sono anche il mio modo e punto di vista di vedere il calcio. E quindi per me vuol dire tanto, mi sono fermato a Busto proprio perché sento dentro di me di poter dare ancora qualcosa, di non aver finito il mio lavoro, quindi cercheremo di andare avanti insieme per portare proprio il nome della propria patria del Busto a livello nazionale come merita. Insomma. Grazie mister, buone vacanze anche se in questi giorni sta lavorando duramente comunque, però poi si godrà un po' di vacanza. Grazie, grazie Grazie. mille.